Un saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Stiamo vivendo un momento decisamente particolare, per qualcuno di noi direi anche duro se non drammatico. Covid-19 ci ha costretto dalla mattina alla sera a modificare le nostre abitudini di vita, nonché le nostre abitudini lavorative. Detto ciò, però, la vita va avanti, deve andare avanti, come deve andare avanti anche la nostra vita professionale. Evidentemente con modalità e metodi diversi rispetto a prima, nel pieno rispetto delle norme, delle regole che ci sono state imposte, e questo ci tengo a ribadirlo, però come dicevo, la vita professionale deve andare avanti. Come possiamo far proseguire la nostra vita professionale? Possiamo ad esempio impiegare il maggior tempo libero che, ahimè, adesso abbiamo tutti a disposizione per attività legate ad esempio alla formazione e all'approfondimento di determinati argomenti che prima o per mancanza di tempo o per altri motivi non abbiamo mai affrontato o approfondito. Questo video nasce appunto con questo intento. Topos TV è un canale che si occupa di topografia in generale e topografia legata al software Topos, per cui di questo adesso parlerò. Vedendo col tempo libero appunto che a maggiore che ho avuto a disposizione, ho avuto modo di fare un po' il punto della situazione di tutti i video che ho pubblicato fino adesso. E mi sono reso conto che ultimamente mi sono concentrato soprattutto su quella che è, lasciatemelo dire, la moda del momento, ovvero le nuvole di punti, la fotogrammetria sia aerea che terrestre. E ho un po' così tralasciato quella che è la classica topografia generale e anche catastale. Guardando i vari video mi sono reso conto che tra tutta la raccolta che ho fatto in questi anni, non ho ancora fatto un video su come si realizza un semplice frazionamento dalla A alla Z con Topos. Per cui voglio in questo momento supplire a questa mancanza, per cui l'argomento del video che andremo a vedere oggi è come effettuare un frazionamento da A alla Z con Topos 2020. Andiamo al computer e ci vediamo dopo. Iniziamo allora il tipo di frazionamento. Come prima cosa andiamo nel menu pregeo e ci dedichiamo alla ricerca dei PF necessari al lavoro che stiamo facendo. Quindi menu pregeo, funzione ricerca PF. Compare questa finestra nella quale abbiamo o la mappa Google o la mappa Bing scelta, in questo caso io sto scegliendo Google, e con il ricevitore GPS che è riposizionabile andiamo a posizionarsi nella zona, diciamo nell'oggetto del rilievo, o lo cerchiamo così a caso, a mano, o se no inseriamo il nome della località, del paese in cui dobbiamo lavorare, cerca località, ecco qua, sono portato nel centro del paese, il mappale che su cui devo frazionare si trova da queste parti. Per aiutarci possiamo anche utilizzare il UMS dell'Agenzia delle Entrate, quindi le particelle, quindi su UMS selezioniamo Agenzie Entrate, compare diciamo le mappe catastali e qua abbiamo la possibilità di scegliere ancora con maggior precisione la particella che interessa, è questa qua, la 37, per cui mi posiziono col ricevitore in corrispondenza della particella 37, dopodiché vado a cliccare il pulsante ricerca PF. Il raggio di ricerca 500 metri in questo caso è più che sufficiente, ma posso modificarlo a mio piacimento. Quindi ricerca PF e il programma va a ricercare tutti i PF nel raggio di 500 metri dalla zona del mio rilievo, del mio frazionamento in questo caso. Diciamo che i PF che mi interessano sono questi qua, il PF 9 del foglio 10, che andiamo a selezionare qua, eccolo qua, risulta selezionato, il PF 3 del foglio 11, andiamo a selezionare, eccolo qua, e diciamo il PF 9 del foglio 11, che andiamo a selezionare. Quindi abbiamo, per così dire, selezionato i tre PF. Come maggior riprova che questi sono i PF corretti, possiamo utilizzare la funzione disegna triangolo
ed ecco che il programma ha disegnato un triangolo in corrispondenza di tre PF selezionati e vediamo insomma che l'oggetto del nostro rilievo è perfettamente centrato nel triangolo. Ok. Come terza cosa, appurato che questi sono i tre PF che andremo a utilizzare, possiamo utilizzare la funzione trova monografie ed ecco che il programma si connette automaticamente al server dell'agenzia delle entrate proponendomi i vari PDF delle monografie dei PF da poter eventualmente selezionare, scaricare, stampare, portarmi dietro, fare quello che voglio. Un'altra operazione che posso fare, che è interessante, che posso fare su Google, è quella di utilizzare il servizio di Street View. Generalmente i PF sono sul lato strada, insomma, ci possono essere anche dei PF interni come in questo caso, però insomma gran parte dei PF si trovano sul lato strada, per cui utilizzando il servizio di Street View abbiamo la possibilità di verificare con foto diciamo abbastanza aggiornate, a differenza di quelle delle monografie che generalmente sono anche abbastanza vecchie, dicevo abbiamo la possibilità di verificare lo stato dei luoghi del PF, in questo caso si tratta dello spigolo di questa chiesetta, problemi di accesso non ce ne sono, per cui questo diciamo abbiamo un'ulteriore riprova che questo PF è ok. Andiamo a verificare questo qua in alto, quindi sempre Street View, andiamo a posizionarci qua, e qua la situazione è un attimino più complicata perché abbiamo una bella boscaglia, il PF da rilevare è questo, però non è escluso che con tutta questa vegetazione l'antenna GPS, non ho detto l'inizio, ma insomma si tratta di un rilievo GPS, l'antenna GPS possa avere dei problemi di ricezione. Per cui in questo caso, alla luce di questa immagine che ci dà Street View, bisognerebbe prevedere di portare via non solo il GPS, ma anche la stazione totale come piano B, per capirci, per poter saltare fuori da questa da questa situazione, per cui l'utilità di Street View sta appunto questa nel verificare appunto qual è la situazione abbastanza aggiornata del PF, per cui eventualmente prevedere attrezzatura supplementare di rilievo. Quindi diciamo i tre PF scelti sono questi, quindi adesso possiamo andare in campagna e eseguire il nostro rilievo. Apro una parentesi, io la ricerca di PF l'ho fatta tutta all'interno qua dell'app. Per chi volesse, esiste anche la possibilità di utilizzare il pulsante importa PF. Il programma crea all'interno del CAD un nuovo libretto delle misure chiamato appunto ricerca PF. Tutte le coordinate dei PF sono inserite all'interno del CAD e in questo caso io potrei, al posto di fare tutta la ricerca all'interno della funzione che abbiamo visto, un attimino, ecco qua. Benissimo, dicevo, possiamo fare tutta la ricerca dei PF, quindi il disegno del triangolo fiduciale, eccetera, all'interno del CAD di Topos come siamo abituati a farlo. Quindi o come abbiamo visto prima o all'interno del CAD di Topos utilizzando appunto le normali funzionalità CAD. Quindi adesso la ricerca PF è fatta, andiamo in campagna ad eseguire il nostro rilievo per frazionamento. Bene, siamo ritornati dal rilievo, siamo tornati in ufficio, abbiamo scaricato i dati dalla nostra strumentazione, insomma con le classiche funzioni che non sto a rispiegare adesso, e abbiamo il nostro libretto delle misure, quindi abbiamo la nostra base con dei punti per intersezione, eccetera. Voglio dire, importante, mi raccomando, nominare i punti fiduciali con il nome completo, quindi in questo caso nome PF, foglio, codice comune, quindi in modo che tutti i PF siano nominati in maniera corretta. Questo fa sì che l'operazione di inserimento dei PF come punti di inquadramento avvenga in maniera automatica, ovvero cliccando sulla lista dei punti di inquadramento, ovvero nella lista in cui vanno inseriti i PF, che adesso è vuota, però avendo nominato i PF con il nome corretto, tramite il pulsante carica PF, il programma automaticamente si va a diciamo interfacciare con l'archivio punti fiduciali, l'archivio TAF, che è caricato con i PF del comune interessato, quindi le funzioni di questa finestra sono spiegate su un altro video, adesso non sto a spiegarlo qua, ma si tratta di importare la TAF, eccetera. Quindi dicevo, il programma si interfaccia con l'archivio TAF e va automaticamente a
caricare le coordinate dei PF con le coordinate Cassini per poter poi inquadrare tutto il nostro lavoro sul sistema catastale. Fatto ciò, clicchiamo su il titolo del libretto, andiamo su GPS e planimetria. Come sistema di riferimento utilizziamo generalmente, io utilizzo, è lo stesso poi sistema che utilizza Pangeo, niente di che, quindi un sistema locale overiano sul punto VRS, altimetria, lasciamo gli solidi che non c'è nessun problema, andiamo poi su elaborazione e attiviamo l'opzione baseline, perché in questo caso ci sono le baseline, allineamenti perché ci sono i punti per intersezione, esegui rototraslazione per inquadrare tutto sul sistema catastale, ci siamo, elabora libretto corrente. Quindi compare la finestra della rototraslazione, facciamo calcola, verifichiamo un attimino gli scarti, insomma siamo a 1,40 m, ma con i PF siamo abituati, insomma, ad avere questo tipo siamo di bocca buona con i PF, insomma, per cui diciamo che la cosa può andare avanti, possiamo verificare eventualmente, possiamo eliminare un PF, questo qua, ma insomma, eliminiamo il PF9, vabbè, proseguiamo, avanti. Ok, questo qua è il rapporto di elaborazione con tutta la rototraslazione, eccetera. Quindi benissimo, andiamo in planimetria e verifichiamo il nostro schema del rilievo. Quindi abbiamo i tre PF con appunto le dividenti che sono state rilevate. Terminata l'elaborazione e inquadrato il rilievo su Cassini tramite IPF, adesso andiamo ad importare l'estratto di mappa digitale rilasciato dal catasto, per cui andiamo nel menu Pregeo, estratto digitale, importa EMP. Quindi clicchiamo, andiamo a selezionare il file EMP rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, apri, ed ecco che l'estratto di mappa con sia raster sia vettoriale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate viene sovrapposto al mio rilievo. Evidentemente la sovrapposizione sull'oggetto del rilievo non è precisissima, in quanto questa è una sovrapposizione fatta con IPF. Tanto il rilievo è stato, diciamo, inquadrato con IPF. Siccome, come ben sappiamo, insomma, la precisione dell'inquadramento con IPF è abbastanza approssimativa, poi dipende dai casi, insomma, in questo caso qua, diciamo, non è il massimo, allora su Topos ho inserito una funzionalità che consente di affinare, diciamo, l'orientamento del mio lavoro sull'oggetto del rilievo. In questo caso si tratta di affinare le dividendi che ho rilevato, la posizione delle dividendi che ho rilevato, 101, 102, 103, 104, 105, sull'oggetto del rilievo che è la particella 37. Come faccio? Vado su topografia, inquadramento libretto e vado, diciamo, a modificare un po', a modificare i parametri di rototraslazione. Il punto 104 verosimilmente dovrebbe trovarsi qua, il punto 103 verosimilmente deve trovarsi qua, fine, calcola, applica, ed ecco che dai, abbiamo ottenuto una situazione abbastanza verosimile, insomma. Questa è un'operazione che posso fare infinite volte, ovvero posso modificare passo dopo passo l'inquadramento. Se per dire il punto 102 non mi sta bene che sia proprio qua, no? Quindi il punto 102 lo sposto un pelino più in alto, perché qua effettivamente c'era circa un metro, se non ricordo male. Il punto 103, anche questo lo posso spostarlo un pelino più in alto, fine, calcola, applica. E ho, diciamo, modificato ulteriormente la posizione delle mie dividendi, insomma, in modo da cercare di adattare al meglio possibile a quello che è l'oggetto di rilievo, la mappa. Questa è una situazione che mi va bene, per cui adesso andiamo a definire i contorni. Come faccio ad andare a definire i contorni? Per andare a definire i contorni, prima di tutto mi creo un layer contorni, non è indispensabile, però io preferisco per ordine del disegno, per avere un maggior ordine del disegno, contorni, ok, mettermi su un layer specifico, ok, quindi adesso vado sul menu contorni, trattandosi di dividendi, queste sono rosse continue, quindi clicco RC, nome del contorno dividente 1, primo punto del contorno è il 102 e il 103, fine tracciamento contorno, benissimo. Nome del contorno, l'altro, dividente 2,
104, 105. Ok, fine tracciamento contorno. Allora, il punto 105 è completamente, per così dire, è parecchio distante dal confine cartaceo, dal confine del mappale, perché questo è un corso d'acqua. Evidentemente lungo i corsi d'acqua sappiamo che quel tempo ovviamente è stato, il confine è stato eroso. Vi assicuro che il punto 105 è stato preso proprio al limite del fiume, quasi quasi andavo dentro, per cui insomma è proprio il limite. Quindi evidentemente poi in fase di proposta di aggiornamento sarà da allungare, da modificare la posizione, ma adesso in fase di creazione dei contorni questa è la situazione da dei picchetti reali messi sul terreno, sono questi qua che ho, che sono 102, 103, 104, 105. Per cui adesso abbiamo sistemato il mio rilievo sull'oggetto del frazionamento, ho tracciato le dividenti, non ho preso in considerazione il fatto di inserire nuovi punti, perché ci sono parecchi video che indicano come aggiungere nuovi punti e poi collegarli alla base, eccetera, per cui non sto a rifarlo adesso perché non è questo lo scopo del video. Comunque, se per uno non sa come fare, vi invito ad andare a visionare questi video qua sul canale YouTube. Quindi, ok, contorni fatti, fatta l'orientamento. Altra cosa che possiamo fare eventualmente è scrivere due righe di relazione tecnica, per cui andiamo nel menu pregeo, relazione tecnica, scrivi relazione tecnica, il sottoscritto tecnico bla bla bla, ok, scriviamo la relazione tecnica, conferma relazione e abbiamo fatto la relazione tecnica. A questo punto possiamo tranquillamente, il mio libretto è a posto, le dividendi a posto, possiamo esportare tranquillamente verso pregeo. Come facciamo? Andiamo nel menu pregeo. Ah sì, eventualmente possiamo anche fare una verifica della normativa, mi ero dimenticato. Per cui qua più o meno torna, la data inizio osservazioni qua in realtà non è corretta, perché non è un problema. Qua mi dice che è superiore ai 350 metri, ma non sono errori, sono degli alert. L'eccedenza marginale perfetta, quindi ok, la verifica degli allineamenti è ok, quindi anche la verifica della normativa catastale è andato a buon fine, ok, quindi adesso possiamo esportare verso pregeo, quindi tramite menu pregeo esporta, il programma crea automaticamente il file DAT, possiamo eventualmente inserire anche le righe di tipo 8, se su pregeo non abbiamo caricato l'archivio TAF del comune, per cui non ho in grado di inquadrare il rilievo, ma per sicurezza il programma crea anche le righe tipo 8 e quindi le attivo per tanto non cambia nulla, se ha già caricato l'archivio lo elabora lo stesso, non c'è nessun problema. Dati statistici censuari, andiamo a selezionare quello che ci serve, ovvero tipo di frazionamento, andiamo a scegliere il tecnico, il protocollo lo va a prendere automaticamente dall'EDM. Il foglio è il foglio 10, i mappali in realtà è solamente il 37, l'est media la calcoliamo, la quota sul livello del mare siamo circa 15 metri, ok, quindi codice comune perfetto, protocollo, mappali, est media, ci siamo. Ah sì, possiamo fare, generare l'estralcio dell'EDM, in questo caso l'EDM era stato ordinato con tante particelle, però in realtà adesso dobbiamo lavorare solamente sulla 37, per cui il frazionamento è solamente sulla particella 37, per cui generiamo, attiviamo questa opzione che attiva lo stralcio. Fatto ciò, andiamo a premere il pulsante aggiorna archivio pregeo. Il programma ci avvisa di alcune operazioni che sta facendo, ok, ci invita ad elaborare il libretto su pregeo, perché pregeo il libretto non l'ha ancora elaborato, non l'ha ancora visto, per cui sì. Adesso automaticamente Topos avvia pregeo, l'elaborazione viene fatta in automatico, compare il classico colore verde, meglio il desiderato colore verde che ci indica che tutto è andato a buon fine, pregeo lo possiamo chiudere, adesso non ci serve più in questo momento, i diagnostici e elaborazioni li possiamo visualizzare tranquillamente anche su Topos, per cui se non vogliamo vederli su pregeo, Topos a termine dell'elaborazione ce li propone, perché possiamo consultarli anche qua, adesso chiudiamo. Quindi la prima parte del
l'atto di aggiornamento l'abbiamo fatto, ovvero abbiamo concluso la parte prettamente topografica, ovvero il rilievo, l'abbiamo esportato su Pregeo e l'abbiamo fatto elaborare a quest'ultimo. Adesso dobbiamo affrontare la parte cartografica dell'aggiornamento catastale, ovvero quella parte nella quale il tecnico, noi tecnici, andiamo a proporre all'Agenzia delle Entrate, al Catasto, quale che è la nostra proposta di modifica delle mappe catastali. No? Per cui adesso il nostro rilievo è stato trasferito in Pregeo, lì rimane, nessuno lo tocca, andiamo adesso ad agire, ad modificare la cartografia. Prima di tutto andiamo quindi nel menu Pregeo, nel qua estratto digitale, aggiorna, e attiviamo l'opzione attiva proposta di aggiornamento. Il programma ci informa che ha creato un nuovo libretto che è fatto proposta aggiornamento, okay. Ci chiede se attivare solo i layer necessari alla proposta, io dico di sì, per cui adesso ha attivato solamente i layer che servono per la proposta di aggiornamento. Sostanzialmente il libretto delle misure originario, il programma lo ha salvato, conservato, e quello non va minimamente toccato perché è tra virgolette sacro. Ha creato un nuovo libretto delle misure nel quale noi possiamo tranquillamente fare tutte le modifiche, spostare i punti, adattarli, eccetera, perché quel libretto delle misure andrà solamente ad influire quella che è la cartografia, ma non andrà ad influire le misure topografiche fatte in campagna, che quelle che poi sono necessarie per la ricostruzione dei confini, un domani sono quelle che saranno archiviate. Quindi adesso questo è l'estratto di mappa digitale sotto, il 37, queste sono le dividendi. Quindi adesso l'operazione fondamentalmente è quella di andare ad adattare, ad aggiornare e così via. Quindi la particella, il punto 103 lo andiamo ad agganciare al contorno, questo qua, ma l'operazione la possiamo fare in automatico, il punto 104 lo possiamo spostare con il grip, se andiamo a spostarlo più o meno qua, ok. Adesso se andiamo su aggiorna, adatta, possiamo utilizzare l'opzione adatta con un raggio di ricerca di 50 cm. Ok, il programma ha adattato tutto, quindi il punto 102, 103, il 104 li ha adattati. L'unico punto che non è riuscito ad adattare, come era prevedibile, è il punto 105, perché la distanza dal confine è talmente elevata che con i 50 cm di raggio di ricerca non ha trovato nessun punto da cui agganciare il 105. Ecco, come vediamo, il punto 105 ci viene evidenziato con questa bandierina che sta ad indicare, guarda che qua c'è un problema, qua devi intervenire tu manualmente. Quindi molto semplicemente, lavorando all'interno di un CAD, prendo il punto 105 e con il GRIPS me lo vado a portare a corrispondenza del contorno, insomma qua più o meno. Se vi ricordate, qua siamo lungo un corso d'acqua e di conseguenza la differenza è notevole per questo motivo qua, perché con gli anni probabilmente la riva è stata erosa, eccetera, per cui le mappe catastali richiamano ancora magari il vecchio confine di 100 anni fa, che in realtà era qua, adesso in realtà il confine qua è qualche metro più all'interno, però insomma su questa mappa dobbiamo lavorare, questa mappa dobbiamo adattare, per cui il punto 105 l'ho spostato nella sua posizione. Adesso rifacciamo l'operazione di adatta con 50 cm, tutto è andato a buon fine perché adesso tutti i punti sono stati adattati in maniera perfetta. A questo punto, con i punti adattati, andiamo tranquillamente nel menu aggiorna, fraziona mappa MP con rilievo. Ok, lasciamo che Topos faccia alcune operazioni, ovvero si sta portando Pregeo nelle stesse condizioni in cui era su Topos. Benissimo, ha terminato. Adesso abbiamo, come vedete, la particella 37 con le dividendi già perfettamente adattate, per cui su Pregeo non ci resta che andare su strumenti, azioni, frazionamento, e andiamo adesso a eseguire il frazionamento. Scusatemi, ma è il doppio monitor su cui Pregeo fa un po' i capricci, ma lo risolviamo. Ok. Adesso ha creato le tre particelle, non ci resta molto semplicemente che andare a rinominarle A-A-A-A-B e A-A-C. Ottimo, abbiamo creato le tre particelle derivate, conferma. A questo punto andiamo su File, crea proposta di aggiornamento. Benissimo,
il nuovo file, salva proposta di aggiornamento. Pregeo esce, torniamo su Topos, la proposta di aggiornamento è stata inserita e confermata, ci dà conferma, ok, e ci chiede anche se vogliamo importarla su Topos, io dico di sì. E adesso il diciamo Topos ha importato anche la proposta di aggiornamento, qua i layer erano spenti da prima, ma li attiviamo, benissimo, ed ecco appunto che abbiamo la proposta di aggiornamento importata, infatti vediamo che compaiono le tre particelle derivate, la AA, AB e AAC che abbiamo creato su Pregeo. A questo punto l'operazione che possiamo fare è quella di andare a creare il modello censuario, per cui andiamo su modello censuario, compila modello censuario, abbiamo gli schemi, lo schema frazionamento è vuoto, aggiungiamo una riga, mettiamo originale, la particella originale era la 37, quindi automaticamente il programma va a ricavare le caratteristiche della particella 37 dall'estratto di mappa che ha memoria, aggiungiamo una riga, facciamo sopprimiamo la particella 37, andiamo a creare una nuova riga, la costituiamo la particella AAA, le caratteristiche della particella vengono sempre ricavate in questo caso dalla proposta di aggiornamento che è stata importata, se vi ricordate, aggiungiamo un'altra riga, andiamo a creare la particella AAB, benissimo, anche in questo caso uguale, un'altra riga e AAC, e automaticamente i dati vengono acquisiti dalla proposta di aggiornamento importata. Facciamo una verifica, il programma si accorge che c'è una differenza di superficie tra il totale 970 e la somma delle tre derivate, una differenza di circa 25 metri quadri, siamo all'interno delle tolleranze catastali, altrimenti verremo avvisati. Ok, a questo punto il programma sempre mi propone di, guarda, questa differenza qua la dividiamo in maniera proporzionale tra le varie particelle derivate, io dico di sì. Il programma in questo caso è andato a, diciamo, passatemi il termine, spalmare la differenza di superficie con le tre superfici derivate, sempre nei ambiti delle tolleranze catastali, e questo ci tengo a ribadirlo, per cui adesso il modello censuario è formalmente corretto. Per cui a questo punto lo saliamo e andiamo adesso ad inserirlo su Pregeo, perché Pregeo ancora modello censuario non ce l'ha. Come faccio? Vado a cliccare inserisci, aggiorna modello censuario, ok, e adesso il modello censuario è stato inserito su Pregeo. La potevamo fare la stessa operazione anche su modello censuario, inserisci, aggiorna modello, è la stessa cosa. Mi ero dimenticato di far vedere prima, abbiamo la possibilità di verificare le informazioni, tutti i passaggi che sono stati fatti all'interno del diciamo, lavoro catastale. Quindi andando su gestione progetto Pregeo e cliccando questa icona con le informazioni compare questa finestra nella quale abbiamo conferma che tutte le operazioni che abbiamo eseguito sono state fatte. Quindi il libretto delle misure inserito, l'estratto di mappa inserito, la proposta di aggiornamento elaborata e confermata, la relazione tecnica inserita, in questo caso modello censuario inserito perché lo abbiamo appena, se questa finestra l'avessimo aperta prima, sul modello censuario sarebbe comparsa una riga rossa con scritto non inserito. Adesso diciamo che i passaggi dell'atto di aggiornamento catastale del frazionamento sono stati tutti eseguiti. L'ultima operazione che ci resta da fare qual è? È quella di andare a creare il PDF di presentazione. Per cui andiamo nel menu aggiorna, predisponi PDF di presentazione. Il programma fa partire automaticamente il modulo di Pregeo e qua andiamo a compilare tutta la parte che riguarda la creazione del PDF. Insomma, adesso non sto a rifarla qua perché è esattamente quella che tutti siete abituati a fare. Fatto ciò, possiamo tranquillamente o collegarci a Sister tramite un browser o se no accedere direttamente a Sister con il browser interno di Topos, avendo avuto modo di inserire username e password nella, per così dire, gestione del tecnico. Ecco, si può inserire nome di accesso e password a Sister in modo tale che cliccando questo comando automaticamente il browser si connette a Sister e accede. Per cui
in questo caso trattandosi di frazionamento, farò firmare le parti, notificarlo in comune, mi raccomando, perché con frazionamenti ho notificati in comune. Fatto ciò, lo si firma digitalmente e lo si trasmette a sistema. Questo è tutto. Questo video termina qua. Spero vi sia piaciuto, spero l'abbiate trovato utile per il vostro lavoro, ma spero soprattutto che nel prossimo video che pubblicherò ci potranno essere migliori notizie per quanto riguarda l'infezione da Covid-19 che stiamo vivendo in questo periodo. Detto ciò, auguro a tutti un buon lavoro, mi raccomando, tenete duro, come sempre se il video vi è piaciuto un like qua sotto è ben gradito e non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube Topos TV per rimanere aggiornati su tutti i video che periodicamente pubblico. Ciao a tutti!